Buongiorno a tutti i nostri amici che ci seguono sempre col Comitato Antiracket e City Report, che vi porta a vedere le situazioni più pericolose, degradate e abbandonate di Milano. Oggi ci troviamo in via Derna, angolo Palmanova, municipio 2, stiamo vedendo questa fabbrica farmaceutica che dovrebbe essere chiusa in sicurezza, invece purtroppo abbiamo già trovato, come vedrete nei filmati, parecchie cose. Qui abbiamo addirittura un altro bivacco fresco appena trovato. Qui tra l'altro c'era questo signore all'interno che ci ha raccontato di essere arrivato con la barca, quindi con l'ONG. Purtroppo, secondo quanto racconta lui, non lo hanno preso in simpatia, quindi non gli hanno dato il titolo di profugo e si è ritrovato a dormire qui su indicazione di un altro suo amico che però gli chiede 30 euro al mese. Non voleva farsi riprendere perché ha paura che lo vedano i suoi parenti e anche le persone italiane, perché lui ha detto che vorrebbe lavorare. Nel frattempo vive qua dentro e purtroppo rubano la corrente da una batteria che hanno preso non si sa dove. Insomma, una condizione che a Milano nel 2018 non dovrebbe essere tollerata. La solidarietà si fa in un'altra maniera, questo non vuol dire aiutare le persone, vuol dire abbandonarle a un destino ancora più crudele di quello che forse avevano a casa loro.
potete vedere qui c'è la COP, Laguna, questa è via Palmanova e anche qui si vede chiaramente che c'è una presenza di persone in quella casetta che abbiamo appena passato dietro, ma vediamo sotto dall'alto i box, i locali garage. Sì, siamo proprio in un pezzo di strada dove le persone vanno per fare la spesa, una vita normale, e all'interno della loro vita normale si è insinuata questa sacca di degrado, di criminalità, di schifezza e anche purtroppo di degrado umano e materiale. Cosa dirvi? Ci eravamo già stati 2 anni fa, pensiamo che questa volta sia quella positiva, ce la faremo questa volta a mettere in sicurezza questo posto, chissà. L'assessore alla sicurezza e il sindaco Beppe Sala ci potranno magari rispondere. Noi gli manderemo chiaramente una letterina come ogni volta per segnalargli con foto e video quello che accade. Un saluto a tutti, Comitato Antiracket e City Report, grazie a Paolo Rusconi per le immagini, a Daniele Menti e a tutti i ragazzi. Andiamo avanti, seguiteci. Della costruzione di via Derna, questa ex stabilimento farmaceutico. Come potete vedere da questo lato
abbiamo le abitazioni, c'è l'ingresso dei Passi Carrai e sopra, se Paolo vuol farlo vedere, c'è l'alloggio col cassonetto che abbiamo fatto vedere all'inizio. Insomma, direi che il posto si presta a tantissime attività illegali, cerchiamo di spiegare a tutti che la sicurezza in questa città esiste, ma non si vede, credetemi, quando entriamo in questi posti proprio non ce n'è neanche una visione minima. Comunque seguiteci e continuiamo.